sono, sono quasi pronta. Ah, sei pronta? Ma ti prego, ma se sei ancora in camicia, sono due ore che sono qui. Dai, ci sto un minuto, ok? Metti giù i piedi perché così mi rompi il vetro, cioè mi rompi il vetro. Ma quanto sei noioso, eh? Ma come no, io lo dico. Sì, tu, ma io lo dico per te, perché poi se poi si rompe il vetro e ti tagli, che facciamo? Certo, perché ti stai preoccupando per me. Ma che mi preoccupo per il vetro, perché lo sai quanto costa un vetro? Sto scherzando, sto scherzando. Stai fermo, stai ferma che ci andiamo a ammazzare. Tu ci puoi i piedi? Sì, mi vado ad ammazzare, mi vado ad ammazzare. Un attimo che... qua... Fermati qui. È perfetto. Qui? Perfetto. Felicità, mi raccomando, sorridi, un bel sorriso. Pronta? Basta. No, cambiamo. Qua. L'ultima. Ultima. E basta. Giura. Belli... no, sorridi! Sulle braccia! Ecco. Fotografo il panorama. Oh. Ho capito. Hai visto in che bel posto ti ho portato? Ehi, Irene? Irene? Dai, Irene? Dai, guarda che stavo scherzando col fatto... Irene? Irene? Dai! Irene? Ci siamo. Quindi sei proprio sicura di partire? Mi avevi promesso di non chiederlo più. Marco, abbiamo già parlato. È un'occasione troppo importante per rinunciare. E poi non è mica per sempre, no? Non vuoi che salgo su? No. Potrei ripensarci e non partire più. Dai. Salutiamoci qui. Hai ragione. Marco, non è che non voglio che resti con me o che... Guarda che non sono arrabbiato. Meglio così. Marco, aspetta!
fa nel mio letto? Cosa? Caldo di un'estate che va e porta via con sé i sogni di due come noi che si amano. Un autunno verrà, penserò a questa estate così. Adesso le vacanze finiscono ed io non so staccare.